Alessia Marcuzzi, dopo aver vissuto un anno di stop, tornerà in grande stile in TV con una compagnia a sorpresa, suo figlio Tommaso. Nel corso di una carriera trentennale sul piccolo schermo e come attrice, Alessia Marcuzzi ha saputo affermarsi e ritagliarsi un posto particolare nel cuore dei fan come una delle conduttrici televisive più. La showgirl romana ha legato la sua fama a trasmissioni storiche come il Festival Bar, Le Iene, Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi e molti altri ancora. Una carriera di grandissimo successo, con classe, professionalità, eleganza, simpatia da vendere. Anche un fascino genuino e intramontabile che contribuisce a farne uno dei personaggi più seguiti in assoluto sui social tra le celebrità nostrane. Alessia del resto vanta quasi 5 milioni e mezzo di follower su Instagram, dopo un anno di stop, una pausa che la Marcuzzi voleva fortemente per dedicare un po' di tempo a se stessa e per mettere a frutto nuove idee. La vedremo finalmente tornare in TV alla conduzione di un nuovo programma. Un format da lei ideato e nel quale non mancheranno le sorprese. Alessia Marcuzzi, al ritorno in TV vuole suo figlio Tommaso in trasmissione, l'annuncio che spiazza tutto. Il programma, che si chiamerà Boomerissima, e andrà in onda su Rai 2 a partire da novembre più o meno in concomitanza con il suo 50° compleanno, metterà a confronto mode del momento e programmi di culto del presente e del passato. Un'idea che la stessa Alessia ha raccontato in una intervista a Il Giornale. Alessia infatti racconta: quando ho finito di scrivere questo programma, mi sono detta che sarebbe stato perfetto per Rai, me lo sono cucito addosso e l'ho scritto da sola insieme ai miei autori. Ci saranno ricordi, travestimenti, giochi, sfide tra giovani e, anche se i ragazzi di oggi non lo sanno, molte cose che fanno le facevamo anche noi. E Alessia ha un'idea particolare, coinvolgere il suo primo figlio, Tommaso, nato dalla relazione con l'oggi allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. È stato lui a darmi l'idea, con i classici discorsi che si fanno a casa nel confronto tra generazioni, e farò di tutto per costringerlo. Spiega: se viene nel programma magari si porterà i suoi. Legge anche trattino maggiore Adriana Volpe, GF VIP alle spalle, la conduttrice torna in TV. Leggi anche trattino maggiore, sono 70 anni che, Piero Angela stoccata clamorosa alla regina, parole forti. C'è grande attesa insomma per un nuovo format che promette scintille. E che con la Marcuzzi al timone sembra già poter essere garanzia di successo.